Riparte dallo stadio, via del mare, la corsa scudetto di un sempre più lanciato verso il sogno tricolore, il Napoli di Luciano Spalletti. Vittoria importantissima, vittoria doveva essere, vittoria è stata per la formazione partenopea in questo secondo anticipo atipico, in questo turno prepasquale che continua a regalare tantissime emozioni e come sempre tantissime sorprese in questa 29esima giornata dedicata al nostro amato campionato, alla nostra amata Serie A. Dopo il pareggio 1-1, che non ti aspetti, il primo anticipo delle ore 17 in quella dello stadio Arechi con il gesto tecnico dell'ex di turno Antonio Candreva a regalare un punto insperato, un punto d'oro alla Salernitana di Paolo Sosa. Dall'altra parte invece l'ennesima beffa in questo ultimo periodo, una sola vittoria nelle ultime 6 giornate per l'Inter di Simone Inzaghi, che a questo punto rischia sempre di più la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Invece riparte dallo stadio Via del Mare, la corsa, scudetto, il sogno tricolore per la formazione partenopea che dopo la sconfitta, la débâcle contro il Milan di Stefano Pioli domenica scorsa, nel posticipo della 28esima giornata nel big match di lusso contro il Diavolo, in quello che sarà anche il derby tutto italiano in terra europea, mercoledì prossimo, l'andata in quella di San Siro, martedì invece tra 2 settimane il ritorno in quel dello stadio Diego Armando Maradona. Tutto in 6 giorni tra il Milan di Stefano Pioli e il Napoli di Luciano Spalletti. Ma intanto bisognava reagire. C'era sempre l'assenza lì davanti del capocannoniere, di colui che sta trascinando a suon di gol, a suon di prestazioni, insieme ovviamente a Krychal Kwarczykelia. Stiamo ovviamente parlando di Victor Osimhen. Un'assenza pesante lì davanti con Spalletti che sceglie il ritorno di Giacomo Jack Raspadori lì davanti, quindi bocciato fino a questo punto invece Giovanni Simeone. Un 2023 da incubo per l'ex attaccante del Sassuolo, decisivo nella prima parte di stagione, vista anche l'assenza dell'attaccante nigeriano solamente in campo. 129 minuti in questo 2023 da cancellare sotto ogni aspetto con le ultime 7 saltate per infortunio. Subito in avanti la formazione di Marco Baroni che si presentava alla match in questo secondo anticipo atipico in questo turno prepasquale da 5 sconfitte consecutive patite in quel della Via del Mare contro Sassuolo e Torino e in trasferta invece contro Inter, Fiorentina ed Empoli, l'ultima da Castellane lunedì scorso nei due posticipi del lunedì che hanno concluso la 28esima giornata. Ultima vittoria casalinga risalente allo scorso 4 gennaio, nel primo turno del nuovo anno, nel primo turno del 2023, invece Napoli che riparte alla grande dopo la sconfitta, come detto, contro il Milan allo stadio Diego Armando Maradona. A questo punto mancano solamente 4 vittorie per il sogno, per il ritorno dello scudetto in terra campana. Grande intervento di Meret al nono sul tentativo di pallonetto, sulla giocata dalla sinistra alla destra con la ricezione dell'ex Venezia e Fiorentina con il tentativo di pallonetto proprio di Male. Grande intervento con il costato, con il riflesso, Meret riesce a salvare il
l'occasione creata dall'ex Venezia e Fiorentina. Dopo gli sviluppi di un corner al 19° passa la formazione partenopea con un'azione che si prolunga lì davanti nell'area di rigore salentina e la cross precisa dell'ex Fenerbahce Kim per il colpo di testa, per l'inserimento, per il taglio vincente firmato da capitan Giovanni Di Lorenzo. Colpo di testa preciso a battere Vladimiro Falcone. Reazione del Lecce che comunque non ha sfigurato nel corso del primo tempo. Grave errore di valutazione sull'asse Raspadori-Kvaratskhelia con il Georgiano che non riesce a ricevere il pallone di ritorno al 34esimo. Grande intervento invece da parte di Falcone sul tentativo con il sinistro da parte di Irving. Lozano riparte, testa bassa, la formazione di Marco Baroni nel corso del secondo tempo, la punizione tagliata di Oden alla ricerca di Baschilotto che cerca e trova all'interno dell'area piccola proprio Cissé, traversa e poi girata vincendo di Francesco e Federico Di Francesco per il gol del pareggio che non ti aspetti anche in quella della Via del Mare. Aumenta la pressione, aumenta anche il forcing della formazione di Luciano Spalletti, l'attacco del Georgiano ad illuminare la corsa e il cross decisivo comunque sul secondo palo da parte di Mario Rui e la combinano grossa il duo formato da Antonino Gallo e Vladimiro Falcone. Prima la deviazione di Gallo e poi la papera che non ti aspetti di uno di quei portieri che insieme anche allo stesso Vicario hanno regalato tantissimi interventi in questo campionato, ma a questo punto davvero incredibile l'errore da parte dell'ex portiere di Sampdoria e Cosenza che costa la sconfitta, che costa l'episodio decisivo quest'oggi in quel della Via del Mare. Una Lecce che subisce il colpo. Da sottolineare poi però un'altra tegola per Luciano Spalletti che nel corso del secondo tempo butta nella mischia anche Giovanni Simeone che si fa male e attenzione perché il Napoli potrebbe, uso comunque il condizionale, potrebbe presentarsi alla doppia sfida di Champions League senza un riferimento lì davanti, con le assenze da una parte di Victor Osimhen e dall'altra di Giovanni Simeone. Ma intanto in quella della Via del Mare, la formazione partenopea ringrazia la papera, l'autogol di Antonino Gallo e l'errore clamoroso da parte di Vladimiro Falcone per una vittoria che sa di scudetto per la formazione partenopea allenata da Luciano Spalletti. La sua attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.